Ciao a tutti, io e lui, e lei Sofì, e insieme siamo i Me Contro Te. Oggi siamo super emozionati perché, come potete vedere dalle nostre valigie qui dietro, siamo pronti per partire. E non si tratta di uno dei nostri soliti viaggi qui vicino, quindi in Europa o ancora meglio in Italia, ma si tratta di un viaggio lontanissimo. Infatti stiamo andando a Dubai. Non sono mai stata così lontano dalla mia mamma. Siamo lontanissimi, andremo veramente lontano, lontano, lontano nel mondo. Infatti il viaggio dura oltre 6 ore sopra l'aereo. Ma a proposito d'aereo, non prenderemo un aereo qualunque, ma avremo la prima classe. Ma la cosa strana è che noi stiamo partendo da Milano, dove a Milano c'è freddo, e andremo a Dubai, dove invece c'è caldo. Cioè, quindi qui è inverno, mentre lì è estate. E questo significa, ma noi dobbiamo partire col giubbotto o senza giubbotto? Bella domanda. Essere o non essere, questo è il problema. Non lo so, lui, me lo sono chiesto anch'io tantissimo. Perché se portiamo il giubbotto, qui staremo bene mentre andiamo in aeroporto. Però una volta che arriveremo in aeroporto ci sarà caldo, e allora dovremo mettere il giubbotto in qualche posto, dovremo sempre portarcelo dietro. E potrebbe essere stancante. Così ho pensato di non portarlo, di mettere uno giacchetto e ciao ciao. Ma partiamo con la giacchetta da Milano, ma c'è freddissimo. E lo so, lui, ma qualcosa dobbiamo pur rinunciare. Adesso è tempo di correre in aeroporto perché siamo in super ritardo e dobbiamo salutare il nostro piccolo Ray perché non partirà con noi. Ray, mi dispiace, ma starai una settimana senza di noi. Sei contento? Forse sì, perché noi non gli facciamo fare un sacco di cose. Lo rimproveriamo quando si comporta male, mentre adesso senza di noi potrà fare quello che vuole. Ovviamente non lo stiamo lasciando solo, infatti insieme a lui ci starà la tata ogni giorno. Ma adesso andiamo! Ed eccoci qua, ora siamo in macchina e indovinate un po', siamo usciti senza giubbotto, mi ha convinto lei. Secondo me è la soluzione migliore, vedrai, non te ne pentirai. Guarda che se sentirò freddo mi prenderò questa giacchettina lilla molto carina, mi starà benissimo. Siamo in aeroporto. Solo che, come vedete, non c'è nessuno. Inizio a pensare che siamo gli unici che stanno per partire. Sofì sta prendendo la parte a piedi mentre io prendo le scale mobili. Solo che sono dritte queste scale mobili, non salgono. Servono soltanto per andare tipo super veloce. Infatti guardate, sto per superare Sofì. Ok, lo rifacciamo. Ok, let's go. È la super velocità. Già? Ma no, tu stai camminando mentre io sono fermo. Ho sbagliato tutto, ragazzi. Anch'io dovevo andare di là. Yeyenini. Eccoci arrivati, guardate qui. Abbiamo questi posti tutti per noi. Qua c'è la carciofina, Lillina. Ragazzi, qui si vedono tutti gli aerei, non vedo l'ora. Quale sarà il nostro aereo? Quello lì? Quello lì? Quello? Il più grande. Non lo so, so solo che ho voglia di mangiare qualcosa, perché qui ci sono tantissime cose che si possono mangiare e scranocchiare. E voilà, il nostro pranzo è pronto. Lo chef francese, lui, ha preparato tutte queste cose molto buone. Pancia mia, fatti capanna, che bontà. Stiamo entrando nell'aereo. Siamo dentro l'aereo, ragazzi, sono super emozionato, non avete idea di quello che stiamo per vedere. Questa è la nostra suite, una specie di stanzetta. Abbiamo una vera e propria stanza dentro l'aereo, è pazzesco, cioè non avevo mai visto nulla del genere. Praticamente è assurdo, è più tecnologica della mia stanza a casa. Ci sono delle cose pazzesche. Vi faccio fare il tour della nostra stanza e voi non crederete ai vostri occhi. Davanti a me c'è una televisione gigantesca, è proprio una TV. E guardate, è touch, cioè posso cliccare tipo qui e poi scegliere un film da guardare. Ecco, ci sono tantissimi film. Penso proprio che mi guarderò uno di questi. Forse La Bella e la Bestia. Sta iniziando il film, aspetta, aspetta, come si mette in pausa? Ferma tutto, ok? Poi ovviamente ci sono gli snack, ci sono tantissime cose da mangiare. Ci sono qui dei cioccolatini, delle noccioline, delle caramelline. Ci sono anche le chewing gum in miniatura, sono piccolissime. Qui c'è una mascherina. E questo cos'è? Sto cercando di aprirlo ma non ci riesco. No ragazzi, c'è la benda per gli occhi. Cioè possiamo fare anche le challenge bendate praticamente. È solo che se mi metto la mascherina per gli occhi e anche la mascherina per la bocca, praticamente sono irriconoscibile, non mi vedete più e non vedo più niente anch'io. Aspetta che tolgo qualcosa, eccomi. Ciao. Ehi, aspettate, che sta succedendo qua? Che combinato? Ragazzi, si è chiusa la porta. Praticamente si è formato un muro. Sofì, mi apri!
Guardate, sapete che faccio? Spio. Guardo dentro. C'è un problema. Io volevo provare il finestrino, sì? Però adesso l'ho alzato e non so più abbassarlo. No, no, non so più abbassarlo. Prova ad abbassare questa parete. Magari c'è un qualche tasto qui. Ah, aspetta, funziona, funziona. Si sta abbassando. Ecco a voi la regina degli Emirati Arabi, il Dubai Princess Carciofina. Io ragazzi sono senza parole. Più guardo questo aereo, più mi rendo conto che non può essere un aereo. È troppo bello, sembra una suite d'albergo. Ci sono un sacco di tasti nascosti, guardate. Che stai premendo? Stai attenta, fai partire l'aereo. Forse l'ho fatto partire. No, 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 ma che dici? No, lo scherzo, non è la cabina di pilotaggio. Un attimo solo. Lucina, cuscini? Sì, perché qui ci sono le cose per poter dormire. Praticamente ci sono le coperte. Questa coperta è gigantesca. C'è anche il cuscino. Guardate. E poi non c'è soltanto uno specchio, ma ben due. Uno normale. Già, qui ci siamo noi, ciao. E ce n'è uno con le lucine per truccarmi. Guardate. All'apparenza sembra un normale tavolino. Ma poi... Ta-da! Ciao. È bellissimo. E qui ci sono tutta una serie di cose che possono servire per la toletta. Ah, quindi ci sono anche le cose per la tolettatura di Ray. Ma cosa c'entra Ray? Anzi, sì che c'entra Ray. Poverino, è a casa, però non ci starà pensando. Tranquillo Ray, siamo in buone mani. Siamo in un bellissimo posto. Con un cielo stellato. Già, non so se voi lo vedete, ma nel tetto ci sono queste mini lucine che fanno tipo le stelle. Quindi quando si spegneranno le luci dell'aereo sarà bellissimo. E poi il tour della nostra suite qui non è mica finito. Infatti, se Sophie c'ha il suo angolo per truccarsi, io ovviamente c'ho il mio angolo con il mini bar per poter mangiare. Siete pronti per vedere la magia? Signore e signori, premendo questo tasto, ecco a voi che arrivano delle cose meravigliose da mangiare e bere. Pepsi, c'è la 7-Up, c'è l'acqua, bicchieri. E qua cosa c'è? Un altro tasto da premere. Vediamo che succede se lo premo. Non succede niente. Oh no, aspetta, ho premuto, è successo qualcosa. Sophie, guarda che ho sbloccato. Lui, non rompere niente. Ma non sto rompendo nulla, è che praticamente è uscito il tavolino. Guardate. Questo servirà sicuramente più tardi per mangiare. Ah, e ovviamente, come se non bastasse, se qualcuno si dovesse annoiare a guardare dei film, c'è anche un tablet per giocare. Questo qui si può giocare e scaricare i giochi. Wow, fantastico. Sono semplicemente senza parole. Ho trovato anche le stavano volando. Le pantofole. Sei pazzo, devi calmarti. Non sono pazzo, sono calmissimo. Le pantofole. Aspettate, che ve le faccio vedere. Apriamo il pacchetto. Ecco. Le pantofole. Questo significa che io tolgo a questo punto le mie scarpe. Oh no, oh no, oh no. Ecco. Perché gli hanno portato le ciabatte? No, no, no. Lui non dovrebbe togliersi le scarpe in aereo. No, queste te le tieni. Tieni, le metto qua. Mi raccomando, tienile al calduccio. Ma ecco, ti aiuteranno a rendere profumata la tua aria. Ora io chiudo tutto, chiudo di nuovo e metto qui il finestrino. Mettiamo la prima pantofola, mettiamo anche la seconda. Perché ovviamente essendo in una camera d'hotel, noi qui dobbiamo essere comodi e rilassati. Prendo il mio cuscino. Mi stanno offrendo il caffè arabo. Ma questo caffè di che colore è? Non dovrebbe essere tipo assaggialo, più scuro? Assaggialo, lui, che sapore allora, ha. Aspetta, togliamo la mascherina e assaggiamo il caffè. L'odore è molto buono. È bollente. Si è riscaldata la tazzina, è diventato bollente. Allora, ok. Che sapore ha? Sapore della lava, del fuoco. Tranquilli ragazzi, ci penso io. Il mio non è caldo, quindi lo assaggio. Sa di tè? Non sa di caffè, è strano, però è molto buono. Secondo me in questo bicchierino hanno messo qualcosa per dormire, perché ci hanno visto così pazzi e così euforici che hanno detto aspetta che li facciamo addormentare, tenete, prendete un po' di caffè arabo. E qui cosa c'è? Ci sono un sacco di sorprese, ovunque ti giri ci sono dei contenitori e delle cose strane e meravigliose. La la la. Delle cuffie. Cuffie? Ho capito, lui, ne avevo sentito parlare, sono delle cuffie speciali che ti isolano e non ti fanno sentire nessun rumore. Beh, ovviamente sono fatte per viaggiare comodi e soprattutto per poter guardare la TV in silenzio, cioè ognuno si mette le sue cuffie e ascolta la propria televisione. Altrimenti immaginatevi se in ogni stanzetto ognuno accende la televisione, diventa un casino questo aereo. E poi ho notato che c'è un altro dettaglio ancora più divertente. Vedete questo qui che sembra un normale poggiabraccio? Se fate così e si apre, ecco qui che esce il telecomando. Questo è il telecomando tipo della televisione. In questo modo potete cambiare canale nella TV comodamente dalla poltrona. È tempo di allacciare la cintura perché stiamo per partire. Ok.
è appena arrivato il menù, quindi potremmo scegliere tutto quello che vogliamo mangiare. Ci sarà il pranzo, ci sarà la cena, la merenda, tutto quello che vogliamo. E in più, essendo che adesso stiamo volando, ci possiamo letteralmente chiudere nella nostra suite. Guardate qui, basta premere un tasto. Chiudendo, mi rendete conto? Adesso sono nella mia stanzetta. Tutto ciò è incredibile. Ah, e ovviamente, per chi se lo fosse dimenticato, ci troviamo in un aereo. E questo significa che la vista è incredibile. Ci sono tutte le montagne innevate. E intanto mi continuo a guardare La Bella e la Bestia. Ma adesso direi di non perdere altro tempo e di prepararsi il lettino, come si deve fare per... Aspettate. Guardate, la poltrona si sta abbassando. Lo sapevo fare, non è che me l'hai detto tu. Ma che dici? E adesso mi abbasso anche questa. Buonanotte, ragazzi. Negrini, dove siamo arrivati? Guardate lì. Come vedete, siamo arrivati qui, ma dobbiamo arrivare molto molto più lontano. Quindi ragazzi, speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. E noi ci vediamo domani a Dubai. Buonanotte.